Amici sportivi, appassionati di pallamano, ben ritrovati in questa clip. I momenti salienti delle due gare di finale che si sono disputate, finali di Coppa Italia che si sono disputate domenica al Salso Maggiore Terme. Un saluto a Matteo Aldamonte. Ciao, ciao a tutti. Reduci da quattro giorni di grande pallamano, poi nel corso del primo appuntamento daremo anche qualche ragguaglio su quelli che sono stati i numeri davvero importanti che hanno accompagnato e che saranno in qualche modo da prologo alla prossima edizione, i numeri in termini di contatti. Però partiamo subito dal dato tecnico, perché alla fine è quello che più conta. Possiamo ribattezzare questa edizione delle Finals la terza edizione all-in, no? Con all'interno presente sia il meglio del movimento femminile che del movimento maschile, come la Coppa Italia della prima volta. Sì, il numero tra i tanti è uno, perché è la prima volta in cui sia Raimon Sassari che Brix and Südtirol scrivono il loro nome nell'albo d'oro di questa manifestazione. E dunque grandi complimenti a queste due squadre, a queste due realtà. Bressanone è una realtà storica, Sassari è una città storica, ma è una realtà che a livello maschile si sta pian piano affermando e che adesso ha scritto il suo nome appunto nell'albo d'oro e che si prepara a lottare per altri titoli importanti. Pallone in mano al Conversano che inizia con Lupo, Moretti, De Giorgio. Chirin ha spazio per la conclusione, fa vedere subito di che braccio è dotato e di che passo è fatto Leo Chirin. Gran conclusione. Lancio di Radovcic per Rossetto. Che palla ha dato Radovcic dall'angolo più remoto del campo. Il ritmo Radovcic che arriva in palleggio. Demis Radovcic tutto da solo, cost to cost. Conversano qui però e poi Tavanghe velocissimo e addirittura ci regala una rete spettacolare. Avvitamento in aria, 360 gradi, sicurezza, doti tecniche, spettacolo, grandissimo gol di Tavanghe, 14-11. Semplicemente palla a mano. Perde un altro pallone, tiro di Tavanghe, ancora un gol incredibile, ma che cosa sta combinando Tavanghe? Realizzatore Rossetto, protagonista De Giorgio, assolutamente spettacolo anche da parte di Conversano che non ci stava a fare spettacolo solo agli avversari. Rivediamolo ancora, grande palla dentro. Gestisce sulla superiorità numerica Conversano, Jacob Nelson prova a buttarsi dentro, la rigioca ancora, il pallone per Radovcic nell'angolo, rete del pari, segna Demis Radovcic, si va ai tempi supplementari, che partita spettacolare. Straordinaria. Riceve bronzo, va da Tavanghe, palla dentro, è tutto solo e non sbaglia Raul Bargelli. Sfruttata benissimo la situazione di superiorità numerica. Nelson dentro per De Giorgio e traversa, incredibile, sbaglia il match point Ignazio De Giorgio, incredibile questa azione. San Paolo contro Giannocca, errore para di Gian Domenico, ancora una volta pasqualino di Gian Domenico, para San Paolo, intervento di Valerio San Paolo. Un salto doc consegna alla Raimon Sassari la prima Coppa Italia della sua storia. Ha parato Spanu che para il tiro dei 7 metri di Jacob Nelson. La Raimon Sassari vince la prima Coppa Italia della sua storia. Le emozioni, i gol, i momenti salienti di una finale bellissima, Matteo, che insomma ha avuto un epilogo probabilmente anche inatteso, perché la partita girava da una parte e dall'altra, sembrava
una biglia impazzita, poi alla fine un sardo doc come Spanu, diciamo così, il vice di San Paolo, ha messo il sigillo su questo trofeo. Beh, è stata una partita tra due grandi squadre che meritavano di vincerla probabilmente entrambe. Sassari doveva vincere alla fine dei 60 minuti regolamentari perché era stata di fatto sempre avanti dalla metà del primo tempo. Conversano poteva vincerla alla fine dei supplementari, dell'extra time, con quel tiro sbagliato da De Giorgio, e poi anche ai tiri dai 7 metri, perché ha avuto due match point, non uno soltanto con Giannocoro, ma ce l'ha avuto anche poi dopo con Moretti. E alla fine è anche romantico, no? Che sì, in una squadra con tanti giocatori di altissimo livello che arrivano un po' dappertutto, da tutta Europa e da tutta Italia, a parare il tiro dai 7 metri decisivo sia un Sassari Sedoc, un ragazzo di 23 anni, insomma, è molto bello. E credo che, insomma, epilogo migliore davvero non si poteva scrivere. Chiedo conferma al direttore sportivo della Diamond Sassari, Andrea Giordo, che abbiamo in collegamento. Ciao Andrea, credo che tu abbia abbondantemente smaltito l'adrenalina accumulata in quantità industriale in questi 4 giorni di Salso Maggiore, in particolare nel giorno della finale. Ciao intanto. Ciao, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Sì, stiamo iniziando a smaltirla adesso. La voce la stiamo recuperando adesso, però non è tornata del tutto. Ecco, il fatto che sia stato proprio Spanu a regalare alla Diamond Sassari il trofeo, credo che sia un ulteriore motivo d'orgoglio, no? Per il tuo club. È assolutamente motivo d'orgoglio. Siamo contentissimi che sia stato proprio lui a parare l'ultimo tiro, per lui, per come ha lavorato in questi anni, che sta allenando con noi, che sta giocando. Quest'anno non dimentichiamo che è stato protagonista assoluto fino ad oggi, è stato autore di tante ottime prestazioni e questa è la ciliegina sulla torta. Siamo veramente contenti per noi, ma anche per lui, perché lui rappresenta assolutamente il nostro futuro. Andrea, chiaramente la vittoria è un apice, poi però con Beppe Tedesco in corso di telecronaca ricordavamo anche un po' quello che è stato il percorso di questa realtà, di questa società. Io ripenso già solo all'ultimo anno, un anno fa c'è stata proprio a Salso Maggiore, tra l'altro, la separazione da Luigi Passino, nel mezzo due cambi di guida tecnica, il ritorno di Passino, tanti giocatori nuovi all'inizio della stagione, quindi insomma, deve essere una bella soddisfazione perché ci sono tanti passaggi in mezzo che portano a questa finale di Coppa Italia e poi alla vittoria. Sì, ce ne sono forse anche troppi, nel senso che sono contento che sia tornato Luigi, sono contento che questo trofeo l'abbiamo vinto con lui. Dall'anno scorso appunto ad oggi ci sono state altre due guide tecniche. L'epilogo è quello che doveva essere: siamo contenti che sia tornato e soprattutto siamo contenti per lui, per quello che è riuscito a ricreare in quest'ultimo mese, nell'unità di intenti che è riuscito a tirar fuori dalla squadra. E credo che sia forse il giusto punto in questi 10 mesi di, insomma, alla fine anche di grandi stravolgimenti, di grandi cambiamenti. Merito del tecnico indubbiamente, capace di ricompattare comunque la squadra dopo il cambio alla guida tecnica appunto, ma merito anche della società, perché aver rinforzato questo gruppo già competitivo proprio nel mercato di riparazione, nel mercato di gennaio, con Tavanghè, che è stato, diciamo, l'autentica star di questa 4 giorni, e un giocatore di grande affidabilità come Valerio Sampaolo, credo che questi due innesti abbiano notevolmente, insomma, elevato il tasso di competitività della Diamond. Sì, assolutamente. Noi eravamo secondi in classifica, ma eravamo consci del fatto che ci mancasse qualcosina per poter arrivare, diciamo, a livello delle favorite, del Conversano in particolar modo, che credo che ancora oggi sia la squadra forse ancora più attrezzata, la squadra più solida, giocano insieme da tanto più tempo. E quindi abbiamo fatto un ulteriore sforzo, abbiamo creduto che fosse necessario fare, in termini, diciamo, pokeristico, all-in, e fare un ulteriore sforzo per poterci assicurare le prestazioni di due giocatori che durante le finals hanno dimostrato di poter fare la differenza, senza dimenticare quello che è il gruppo che fino ad oggi ci ha portato ovviamente alle Final Eight e
alle vittorie che abbiamo conseguito fino ad oggi. Abbiamo visto tutti quel gol di Tabanghè, 360 gradi in aria, roba da bicendolo da NBA, insomma, comunque. Mi racconti il primo allenamento di Tabanghè, perché me l'hai raccontato alla fine della partita, dopo la finale, però è giusto che lo sappiano tutti perché è una cosa simpatica. No, mi fa sorridere perché il primo allenamento, durante il giochino pali e traverse che solitamente si fa, ha fatto la stessa identica cosa e tutti ci siamo messi a ridere. E con qualcuno dei ragazzi abbiamo pensato, vedrai che questo lo farà anche durante qualche partita. Sinceramente non mi sarei aspettato di vederlo in una finale di Coppa Italia in diretta su Sky. Però prendiamo anche, diciamo, questi aspetti che sono sicuramente spettacolari. L'importante è che l'abbia fatto il gol, se no parlavamo d'altro. Infatti, ma come siete arrivati a Tabanghè, Andrea? Ci puoi rivelare un segreto di mercato? Ma guarda, siamo stati anche abbastanza fortunati, nel senso che avevamo il contatto con alcuni giocatori che appunto giocano in Francia, ci hanno segnalato il fatto che Tabanghè non fosse contentissimo del suo impiego, del suo minutaggio durante l'ultima parte del campionato e che volesse andare via. E quindi ci siamo messi in contatto con lui e abbiamo trovato un accordo, diciamo, dopo un paio di settimane. Non è stato semplice, però insomma siamo contenti di questa operazione. Assolutamente. Ho letto un tuo post su Facebook in cui hai detto che la Coppa Italia inizia già a sentirsi sola. Ah sì, quella era una provocazione, ovviamente, però... diciamo ci dà provocazione, siete comunque secondi, Infatti, Certo, però diciamo che ci dà consapevolezza, ci dà ancora più forza. Diciamo che l'obiettivo è quello di poter competere fino alla fine. Ripeto, ci sono altre squadre attrezzate. Ci giocheremo le nostre carte anche ovviamente per quello che è il campionato. Bene, grazie Andrea. Goditi ancora questi momenti. Poi da sabato riprende il campionato e quindi bisognerà necessariamente resettare proprio... per raggiungere quell'obiettivo che hai sottolineato anche nel tuo posto. Avremo modo poi di parlarne, la stagione è ancora giovane. Assolutamente. Ciao Andrea Giordo, grazie alla Raimon Sassari, che appunto fresca di conquista di Coppa Italia, la sua prima Coppa Italia, come giustamente sottolineavi Matteo. Sassari è una città che alla pallamano italiana ha dato tanto, molto al femminile e ora... comincia anche questo percorso al maschile. Altrettanto, no, possiamo in qualche modo raccontare parlando dell'altra metà del cielo, ovvero del Brixen sul Tirol, che ha conquistato la sua prima Coppa Italia proprio a Salso Maggiore Terme, battendo in finale la Iomi Salerno. Anche Bressanone, come Sassari, è una città che tanto ha dato alla pallamano, un po' più equilibrato rispetto a Sassari, perché insomma non è la prima volta del club femminile come è successo, ecco, perché insomma i titoli conquistati dalla Bressanone, soprattutto a livello di campionato italiano, sono già in bacheca, però anche questa è una piacevole scoperta. Sì, diciamo che lì è più che altro stata una questione di allenamento di stagioni, perché Bressanone ha vinto l'ultimo scudetto nell'85 e nell'88 è entrata in vigore la Coppa Italia, che prima non si disputava, quindi probabilmente l'avrebbe anche potuta vincere prima. Aveva vinto quella Supercoppa nel 2019 e ancora una volta in una finale contro Salerno è riuscita ad imporsi in una partita molto molto equilibrata, punteggio basso, si è riformato un po' il nucleo, oltre alle giocatrici bristinesi, anche lo avevamo già detto, ex Conversano, che aveva vinto, aveva trascinato il Conversano. Arasaidun ha segnato 13 reti in finale, Babbo ha segnato un gol soltanto, ma è stata probabilmente tra le migliori in campo in assoluto. Molto brava anche Monica Pruster tra i pali. Insomma, era forse il momento giusto che Bressanone portasse a casa qualcosa. E allora riviviamo le emozioni, gli highlights proprio della finale femminile. Ancora da Salerno sull'ennesimo errore in attacco da parte di Bressanone, il tiro e arriva il gol dalla distanza da parte di Taraskovic, rete del 3-1.
distanza, gran rete di Sofia Ghilardi con l'aiuto della traversa, 3-0 di parziale, 6-5. Che fa un passettino avanti rispetto all'ultimo tiro dai 7 metri, non cambia però l'esito, è il gol che permette dunque. Braccio a prendere 7 metri, trova comunque il fallo. Non sbaglia Duran, rete per il 22-19, più che mai adesso perché mancano 18 secondi, deve segnare subito e poi difendere Monica Brewster. L'intervento di Monica Brewster vuol dire una sola cosa: il Brixen Südtirol vince la prima Coppa Italia della sua storia, lo fa battendo le campionesse d'Italia della IOMI Salerno 22-20 con l'ex Monica Brewster che para sul tiro che avrebbe potuto permettere alla IOMI Salerno di rientrare in partita, di giocarsi le ultime carte. Bressanone però è stata sempre, praticamente sempre avanti nel corso della partita con una grande gara. Dunque la grande gioia, l'esultanza del Brixen Südtirol, ora una Coppa Italia fa bella mostra di sé nella bacheca già ricca dello storico club altoatesino, e abbiamo in collegamento il protagonista di questa vittoria, il tecnico Jubi Nessig. Il cielo è azzurro sopra Bressanone, vediamo Jubi. Da noi è tutto azzurro, è tutto bello, da domenica è tutto bello. Allora, come ha accolto la città di Bressanone, che ha una grande tradizione di pallamano, il ritorno delle tue ragazze a casa? Ma chiaramente la gioia è grande. Siamo partiti con questo progetto 5 anni fa e adesso siamo arrivati. Il primo sogno che si avvera. Anche perché, insomma, io poi quando abbiamo la possibilità di raccontare le partite di Bressanone, Jubi Nessig è sempre l'allenatore del salto di categoria innanzitutto, è sempre l'allenatore che è partito dalla 2, ha portato la squadra in A1, quindi arrivare poi a vincere la Coppa Italia, insomma, è una cosa, immagino, molto molto bella. È molto gratificante, sì. Prima si è detto che io sono il protagonista, secondo me sono le ragazze, che poi alla fine... sono loro in campo e loro, se non ti ascoltano, puoi essere un tecnico anche bravo. Jubi, che partita è stata? Che finale è stata, al di là di quello che poi il punteggio finale ha detto, di un insomma, margine limitato a appena due gol di scarto tra Brixen e IOMI? Ma se si è visto i quarti, semifinale e finale, per me erano le due squadre più complete. Tecnicamente parlando, in attacco e anche in difesa. Quello che per noi era importante, fondamentale, è che la nostra difesa reggesse non solo 20-30 minuti come nei quarti o come in semifinale, ma una partita intera, così è stato. E invece che finals sono state, Jubi, in generale? Che livello hai visto sul campo, considerando anche insomma le quattro squadre che poi sono arrivate in semifinale? Probabilmente la cosa più giusta, anche per quanto abbiamo visto negli ultimi anni in campionato e in questa stagione, è che Salerno e Bressanone siano arrivate fino in fondo. Però dietro che cosa hai visto, che indicazioni abbiamo ricevuto? Allora, come nella maschile, anche nella femminile, ho notato che chiaramente la Coppa Italia è una coppa a 3 giornate. Io l'ho vissuto con la mia squadra, che quando non sei in giornata esci. E ho visto il Pontini a su bene, ha giocato molto bene, disciplinato in attacco e in difesa. E loro erano in palla, secondo me, come noi anche il Salerno. E c'erano due squadre che non erano in palla. Però non è perché sono scarse, è perché... io so che puoi avere un fine settimana dove non quadra, dove non è tutto rotondo. Certo, la Coppa Italia si presta, no? Poi ha dei epiloghi anche sorprendenti, perché è un instant match, cioè un instant competition, cioè devi stare bene in quei giorni, dare tutto in quei giorni, e non sempre questo
riesce. Il fatto che Brixen ci sia riuscito è un titolo di merito per il team del tecnico Messi. A questo punto, Yubi, l'appetito vi è mandando. Brixen è anche primo in classifica in regular season, mancano ancora diverse partite, poi ci saranno i playoff, però mi pare che insomma il programma della società sia abbastanza chiaro. Non è un caso che Brixen si sia notevolmente rinforzato durante questa stagione e ne tratto giovamento. Hai ragione te, hai ragione te, perché è chiaro che siamo una squadra forte e io spero che la fame viene mangiando, anzi sono sicuro, perché altrimenti faccio venire la fame. No, dico che non voglio che questo è un risultato raggiunto e voglio che noi ci sviluppiamo nei miglior modi e che continuiamo a lavorare bene, ma sono convinto con questo carattere, questa squadra, queste ragazze, che vorremmo ancora di più, sì. Assolutamente. Resta in nostra compagnia, Ubi. Ti rubiamo ancora qualche minuto, perché Matteo ha qualche numero interessante da fornire a tutto il movimento. Tu che sei l'allenatore del Brixen, ma sei una, posso dire, vecchia gloria della pallamano italiana, insomma, credo che qualcosa non possa che farti piacere. Ascolta. Beh, c'è anche lui in mezzo a quei numeri, quindi mi fa piacere anche questo. Abbiamo raggiunto, collezionato attraverso Sky Sport, attraverso Eleven Sports, attraverso i canali ufficiali della Federazione Italiana Gioco Handball, davvero numeri interessanti in termini di copertura mediatica. Partiamo dalle 32 ore di diretta, perché tutte le partite ormai come consuetudine sono state trasmesse, ma sono state raggiunte oltre 100.000 visualizzazioni tra le tre piattaforme che dicevamo. Il picco ovviamente con le due finali, quella femminile e in particolare poi quella maschile, che è finita ai tiri dai 7 metri, 27.000 gli spettatori collegati, di cui solo 15.000 solo su Sky. E a questo si aggiungono altre 75.000 visualizzazioni per gli highlights, per questi video che state vedendo, che sono stati confezionati durante la tre giorni. Insomma, davvero numeri importanti, tra l'altro in netto aumento rispetto all'anno scorso. Il dato importante è il più 18% rispetto all'anno passato. Ecco, Yubi, tu che sei anche uomo di numeri, cosa ci racconti? No, ci fa piacere. Anzi, solo così possiamo crescere. Io dico che questa manifestazione è organizzata eccezionalmente. Un peccato un pochettino per il pubblico, però tutto l'albergo, il palazzetto, per me era la perfezione. Grazie, Yubi. Trasferiamo i tuoi complimenti. Prego. Ciao. Bene, Yubi. Grazie, Yubi, che insomma ha rubato qualche minuto pausa durante l'impegno lavorativo. Insomma, ci rendiamo conto che sono giorni anche particolari. Abbiamo detto dei numeri, Matteo, mi pare che anche dai vertici di Sky siano arrivate all'indirizzo della Federazione Italiana Gioco Handball delle congratulazioni, perché il prodotto televisivo funziona, soprattutto quando poi ci sono partite così avvincenti, spettacolari, in una location, setup di primissimo ordine. Sì, ormai da un paio di stagioni si è deciso di puntare sui grandissimi eventi. Tra l'altro, per la Coppa Italia abbiamo raddoppiato la visibilità rispetto all'anno scorso, perché ci sono state anche due semifinali trasmesse in diretta. Tra l'altro siamo andati in continuità col dato di due settimane prima, con la finale degli europei, dove avevamo toccato i 19, quasi 20.000 spettatori per una gara singola. In questo caso siamo arrivati, quindi, come dicevamo, a 15.000 solo su Sky. C'è stata anche la visibilità in chiaro. Questo è un dato che è importante rimarcare, perché non è così scontato il fatto che le partite vadano su Sky, ma che la federazione si impegni ogni volta per garantire una visibilità anche in chiaro. Ecco, non è che succede dappertutto. No, non succede dappertutto. Da questo punto di vista, insomma, c'è l'impegno della FIGH, c'è la sensibilità di Sky, che chiaramente non chiede, rispetto ad un evento così importante, un'esclusiva, esatto, perché questo poi creerebbe problemi. Però il fatto di dare la possibilità a tutti di poter vedere la pallamano, i grandi eventi della pallamano, credo che sia una base solida sulla quale costruire. A proposito di basi solide
sulle quali costruire. Anche gli awards sono ormai una tradizione che si accompagna proprio alle finals di Coppa. E anche quest'anno c'è stata la possibilità sia per gli allenatori di scremare e quindi individuare le liste dei tre candidati, sia poi però per i fans di votare. Abbiamo superato i 31.000 voti, vediamo i vincitori con la grafica che mi aiuta anche a ricordarli tutti. Sicuramente ricordo Domenico Ebner e Ramona Manojlovic come MVP assoluti. Per Ebner è il terzo anno consecutivo, per Manojlovic è una prima volta. Manojlovic ha fatto anche il doppio perché ha vinto il premio di miglior giovane. Poi c'è un ritorno gradito, Demis Radovcic come migliore italiano del campionato assieme a Giada Babbo nel femminile, portiere confermato Pasqualino Di Giandomenico, confermata Monica Brunster, Jakob Nelson per la categoria del miglior straniero con Arasai Duran. Peccato che Nelson poi abbia sbagliato il 7 metri decisivo, ma come diceva De Gregori non è da un rigore, no, che si giudica. A differenza di Arasai Duran che invece ha fatti 13. È stata decisiva e determinante in occasione della finale vinta da Brixen. Bene, ci fermiamo pochi istanti di pausa. E poi, insomma, un'ulteriore chicca, una novità importante, perché è tempo già di cominciare a proiettarci verso quello che sarà il prossimo impegno degli azzurri. A tra poco. Tra le tante cose successe a Salso Maggiore, ricordiamo che si è tenuto anche un Consiglio federale, tante insomma le novità, una di queste poi la tratteremo proprio in coda al nostro appuntamento, ma nel corso del Consiglio federale tenutosi nella giornata di sabato a Salso Maggiore è stata anche ufficializzata la location di Italia-Slovenia. 16 marzo alla Chioene Arena di Padova, dunque dopo 3 anni e mezzo la nazionale italiana, dopo la gara delle qualificazioni europee, l'ultima occasione nel 2018 contro l'Ungheria, affronterà la Slovenia per l'andata dei playoff di qualificazione ai campionati mondiali, dopo aver superato, come vedete nelle immagini, il turno a Torshavn a gennaio. Il ritorno si giocherà invece il 20 gennaio poi in Slovenia. Le due sedi in ballo in questo caso sono o Capodistria o Celje, ma a noi interessa naturalmente la partita di Padova. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati proprio tutti i termini per l'accesso alle Chione Arena di Padova, che è stata già, lo ricordiamo, teatro di gara di due partite della nazionale, sia al femminile che al maschile, Italia-Serbia al femminile, Italia-Ungheria al maschile, con straordinaria cornice di pubblico, ed è questo l'obiettivo, il focus sul quale puntare le nostre attenzioni, ma avremo modo di parlarne diffusamente nel corso dei prossimi appuntamenti. Ritorna intanto nel prossimo fine settimana il campionato, ritorna soprattutto il campionato della Serie A Beretta, maschile e femminile, con partite anche molto interessanti. Vediamo le grafiche. È già tempo di tornare a giocare. Andiamo, sì, con ordine allora, vediamo la grafica del prossimo turno maschile, queste sono le sfide in programma, rinviata con Bressanone, che sarebbe stata un remake, no, del, sì, quarto di finale di Coppa Italia, rinviata per positività al Covid tra i bressinesi, Carpi, Raimond Sassari, Bolzano, Cassano Magnago, Trieste, Albatro, Appiano, Merano, derby d'Alto Adige e Pressano, Junior Fasano. Anche questa è una partita molto interessante subito dopo le fatiche di Coppa Italia in entrambi i casi. Si riparte da quale classifica, Matteo? Vediamola con in questo momento la Junior Fasano che guida la graduatoria, subito dietro Conversano, Raimond Sassari, Pressano, ci sono delle partite da recuperare, questo va detto, e in coda il Carpi in questo momento a 6 punti, Cassano Magnago a 9, più staccate Albatro e Secchia Rubiera. Riparte anche la Serie A Beretta femminile che, come in occasione del campionato maschile,
propone anche qui un remake, no, della semifinale scudetto. Esatto, c'è la sfida giocata già a Salso Maggiore Terme tra Alibest Espresso Mestrino e Iomi Salerno nel programma. Ci sono anche Cassa Rurale Pontina, Cilef Stalerice, Ariosto Ferrara Cassano Magnago, Casalgrande Padana Guerriere Malo, con Casalgrande reduce dal pareggio nel recupero contro l'Ariosto Ferrara 25-25, Brixen su Tirol Mezzo Corona e Leno Cellini Padova. Classifica che vede Brixen in testa, Iomi attardata di una lunghezza, partite da recuperare comunque su entrambi i fronti. Ecco. Eccola qua, infatti anche in questo caso ci sono alcune, diverse anzi per la verità, partite da recuperare, dunque bisognerà, ci sarà un calendario particolarmente fitto anche di turni infrasettimanali nelle prossime settimane. Bene, questo è il quadro completo, parlavamo di quelle che sono state le iniziative in qualche modo ufficializzate nel corso del Consiglio federale. La più interessante, quella che poi in qualche modo caratterizzerà anche l'attività prossima della FIGH, riguarda lo Skymano, che di fatto è una disciplina molto simile a pallamano che la Federazione Italiana Gioco riconosce al suo interno, quindi entra a far parte del sistema federale. Come il beach handball, per intenderci. Quindi di fatto durante il Consiglio federale c'era Annalisa Minetti, artista, sportiva, una donna davvero poliedrica, che tra l'altro ha anche interpretato l'inno d'Italia prima della finale al femminile. Che è poi madrina. Madrina dello Skymano, insieme al professor Michele Panzarino, che ne è il fondatore, ed è una disciplina inclusiva, adatta a tutti, è una palla a mano di fatto senza il contatto e quindi pensata proprio per tutte le categorie, per essere giocata davvero da tutti senza rischi e col massimo del divertimento. Grande inclusione, perché permette di costruire squadre all'interno delle quali insomma non c'è limite di età o di capacità di deambulazione, insomma è un qualcosa che sicuramente potrà arricchire in qualche modo la grande famiglia della pallamano italiana. Poi nei prossimi giorni, nei prossimi mesi saranno offerti ulteriori dettagli proprio dalla Commissione Tecnica Nazionale, che insomma sta mettendo a punto un protocollo al quale poi insomma un po' tutti unitamente proprio ai vertici di Skymano insomma renderanno possibile la diffusione dello Skymano durante tutta la penisola, in tutta Italia. Bene, è tutto, non abbiamo altro da aggiungere, non soltanto quello di fare i saluti. Ci ritroviamo settimana prossima, smaltite le fatiche di Coppa Italia, ritorneremo insomma con maggiore intensità ancora sul massimo campionato, in attesa poi degli impegni azzurri. Grazie a Matteo Aldamonte, Sabrina adesso al coordinamento, ci ritroviamo giovedì prossimo, arrivederci.